Allora, noi stamattina siamo qui a manifestare davanti alla prefettura di Salerno. Siamo dipendenti della società Ipervigile. Siamo qui a manifestare per una società che ci ha svenduto. Ci ha svenduto e ha fatto in modo che 257 persone della società Ipervigile e le società connesse come Working Italia, BSK e altre società, per un totale di 716 persone. Siamo qui a cercare che il lussissimo prefetto e questore trovino una soluzione a questo problema, un problema che sta gravando sulle nostre famiglie, perché è una società che non ha nemmeno il coraggio di presentarsi qua in prefettura a sostenerci, perché loro ci hanno svenduti. Quindi noi facciamo appello affinché chi è di dovere venga qui e venga a darci delle ragioni, perché noi siamo in questo momento, perché siamo in mobilità, perché hanno chiesto la mobilità 257 persone. Vogliamo soltanto una giusta loro e vogliamo che le istituzioni che in questo momento siamo qui a manifestare un pacifico legge, però la presenza di prefetto, eccellenza, dottor questore, fate in modo che Una società che non ci merita, una società che non ha chiesto,
Siamo in sciopero oggi con i lavoratori dell'Ipervigile della provincia di Salerno, di Avellino e di Caserta, con tutte le aziende della vigilanza privata. Si parla di 700 lavoratori che dovrebbero, sono licenziati. Per adesso è arrivata la comunicazione per 250 lavoratori. Questa società Ipervigile lavora in tutta la provincia di Salerno ed è un'azienda che ci stava da tanti anni. Gli hanno chiuso il cavo alla Banca d'Italia per ammanchi e poi hanno praticamente, questa azienda è un'azienda che sembra che ci siano degli ammanchi nel cavò e i lavoratori oggi sono stati licenziati, 157 lavoratori più altre società collegate, arriviamo a circa 700 lavoratori, però nel frattempo vengono gente da fuori, dal Napoletano, da Caserta, dalle altre zone della Campania, anche dal nord Italia, vengono a lavorare e hanno preso il posto di questi lavoratori. Noi abbiamo chiesto alla prefettura di Salerno di convocarci urgentemente, ma già da un mese e mezzo, due mesi, questa è un'avvertenza lunga, però notiamo l'assenza colpevole delle istituzioni, sia la provincia di Salerno a cui abbiamo inviato la parecchia richiesta di incontro e non ci ha risposto proprio, non hanno a cuore la sorte di 700 famiglie in una situazione drammatica di questo modo. Pertanto siamo stati costretti a fare questa manifestazione stamattina proprio per essere ricevuti direttamente dal prefetto di Salerno, per avere anche garanzie per tentare di fare il passaggio di cantiere tra la società che se n'è andata e la società subentranti. Non è giusto che viene gente da fuori a lavorare, anche se il lavoro è un diritto per tutti, però non è giusto che vengano in provincia di Salerno gente dal Napoletano e fanno 20 ore al giorno che non ce la fanno nemmeno di lavorare e non assumono questi lavoratori. Chiediamo il passaggio di cantiere per tutti questi lavoratori. Chi è? Suona! Ho una chitarra suona! Suona! Lucio! Ci dopo siamo 42. Sono quando siamo 4. Piano piano è venuto. Allora, io credo che sia andata bene la cosa, perché molte cose, perché l'indagine ha potuto inguinare oppure può andare male. E allora, fateci, voi dateci tutti gli elementi, continuate, fateci sapere domani come va l'incontro. Chiedete l'incontro, la davo io 3-4 giorni e vi dicevo, in modo che mano a mano seguiamo insieme la vicenda, noi da parte nostra. E ho fatto la fatica che sanno pigliate, cioè noi non cosa, aspetta. Ma l'unica cosa, dice, noi non possiamo, perché non hanno convocato ancora le altre aziende, loro dicono, voi lavorate ancora per l'Ipervigile, nei fatti non ci stanno licenziamenti al momento che sono, perché la procedura sospende i licenziamenti, insomma. Dice, come facciamo a chiedere alle aziende subentranti di assumervi, che sia l'unico motivo di scontro che tenim? Io gli ho detto che per quanto mi riguarda, anno fa,
ma come hai fatto di dire non è subito l'agenda alla diparta? Perché dei lavori si sono persi già. Quindi in là che si hanno pigliato i lavori e 4-5 società che mi mandano la lettera, noi vogliamo essere riconvocati con quelle 4-5 società per prendere la disponibilità ad assumerci. È chiaro, poi nel frattempo, come fa la mobilità, facciamo la mobilità, come fa la cassa integrazione, facciamo la cassa integrazione, però sono una capa, che se danno un gruppo di gente a decidere loro chi che va a lavorare, questo non glielo permetteremo mai. Quello che abbiamo fatto stamattina in assaggio, che si può fare a Salerno, ma lo faremo nei confronti dell'azienda, non succederà mai che si la gente che dice loro che fanno fatica e ora stanno a casa, sono una capa, io la guerra la faccio fino alla fine con queste cose. Sì, siamo d'accordo, io vi ringrazio ragazzi, veramente abbiamo ottenuto finalmente un risultato, che non ci volevano convocare, non perché non ci vogliono parlare, ma perché dice noi non vi possiamo dire oggettivamente come stanno le cose, perché non potremmo svelare, però voi fate la vostra strada, ma capito quale? Abbiamo capito, e noi facciamo la nostra, poi si incrocia di strada, più o meno questo è. Ma poi ragazzi, grazie mille. In mezzo alla strada. Io voglio dire soltanto una cosa a chi non c'è, ai colleghi presenti. In questo momento facciamo capire a quelli che non ci sono che la prossima volta che dobbiamo manifestare dobbiamo stare tutti presenti, perché quello che abbiamo fatto oggi, se eravamo in 200, era peggio. Quindi lasciamo a parte i rancori, diciamo quelle notte tra di noi, cerchiamo di convincere tutti, perché se dobbiamo recuperare tutti, perché se riusciamo a recuperare tutti riusciamo a vincere questo.